Emersa dal mare nel Miocene, in seguito alle spaventose eruzioni del Terziario, Carloforte mostra nelle sue rocce, che si possono leggere come un gran libro aperto, i diversi momenti della sua esistenza. Abitata da popolazioni protosarde, come dimostrano alcune grotticelle artificiali e qualche nuraghe, fu in seguito frequentata da Fenici e Punici. La presenza romana si affermò nel 238 d.C. Acipitrum Insula, isola degli Sparvieri, fu chiamata per la presenza dei piccoli falchi che l'avevano eletta come loro paradiso. Pressoché deserta durante la dominazione araba e il periodo giudicale, divenne in seguito covo di pirati saraceni.
Nel 1738 una colonia ligure originaria di Pegli, trasferitasi dal 1542 a Tabarca, vicino a Tunisi, per praticare la pesca del corallo, decise di abbandonarla per iniziare la stessa attività nell'isola di San Pietro. A questi si aggiunsero in seguito altri tabarchini rimasti in Africa, prigionieri dei barbareschi e riscattati in seguito da Carlo Emanuele III. Lo stesso re interverrà ancora nel 1798, quando nella più grave incursione barbaresca della sua storia, 800 abitanti di Carloforte furono fatti prigionieri, riuscendo a riscattarli dopo 5 anni di prigionia. Questi fatti spiegano il sentimento di gratitudine dei carlofortini verso il re Sabaudo, a cui nel 1785 dedicheranno un monumento sul lungomare e da cui l'isola prenderà il nome Carloforte.